Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Cari fratelli e sorelle, vi saluto con tutto il cuore, già dall'Italia, dopo viaggio dalla Polonia, altro ieri, quando ho avuto ultima celebrazione in una parrocchia, vicino alla frontiera con la Germania, poi proseguimento del viaggio, dopo bellissima celebrazione in Germania e poi ieri notte sono arrivato a terra italiana, dove voi sapete con tutto il cuore mai mi abbandono perché siete nel mio cuore. E sono arrivato a Castelnuovo del Garda, bellissimo in questo posto di questo albergo confine, dove abbiamo casa di preghiera di Saint-Cherbel, signora Luigina, molto felice perché l'ho portato anche questa volta per tutto il mese dell'Avvento, diverse immagini della Madonna di Pompei, perché come sapete lei ci sta regalando a tutti, dai figli a tanti nel mondo, di questa immagine rosario, rosario in mano. È veramente molto importante di capire questo messaggio e la Madonna oggi ci sta ricordando sempre, non dimenticate di dire rosario. Infatti questi giorni molto sto insegnando anche di insegnamento che la Madonna ci vuole donare a tutti noi riguardo del rosario, ma anche parlando su diversi messaggi di apparizioni da Fatima fino a Medjugorje, ma fino anche le apparizioni in Giappone a Akita. Allora, chi partecipa alle celebrazioni con me può anche diciamo ancora più approfondire di questo messaggio, messaggio molto importante per la nostra vita, per nostra famiglia. Guardate qui nelle mani ho immagine di San Giuseppe e la Madonna e il bambino di Gesù, e proprio l'ho comprato nel santuario della Divina Misericordia. E quanto pensavo io prima di partire da Cracovia, sono andato 2 o 3 volte nel santuario della Divina Misericordia, pregando proprio, era poca gente, ma pensavo: Gesù, tu sei venuto come bambino, ma già stavi portando la misericordia, perché la nascita di Gesù è la misericordia, è l'amore immenso e la misericordia che Gesù ci sta portando. Per quello, cari fratelli e sorelle, il mio saluto all'inizio di questa catechesi per tutti voi nelle case di Charbel. Saluto soprattutto tutti voi in queste case, nella nostra associazione cattolica di Saint-Charbel. Certamente l'avete visto durante il mese dell'Avvento, quante celebrazioni l'ho avuto in Polonia, iniziando da Częstochowa e poi anche quel momento della benedizione di Opłatek, di questo pane bianco, che stasera, e sono molto felice perché già stasera, veramente questa catechesi. Siamo oggi sabato 21 dicembre, ma stasera ore 19 in un albergo vicino Padova faremo un incontro bellissimo perché c'è grande albergo, tanti sono scritti, un incontro natalizio del nostro spezzamento del pane, l'augurio, poi qualcuno resta anche per la cena, ma dobbiamo conservare queste tradizioni, non diciamo perdere questa occasione perché certamente nasce dentro di noi una bellezza, è una nuova voglia anche di stare insieme, di parlare, di incoraggiare uno l'altro. Queste cose sono molto importanti di oggi, se no restiamo senza niente, nulla. Allora, carissimi, oggi tanto importante per me parlare su questo messaggio. È un messaggio molto profondo, è bambino di Gesù. Io oggi ho letto di nuovo questa storia di Ungheria, quella che realmente è capitato. Una insegnante qualche anno fa stava insegnando
i bambini a scuola che Dio non esiste, che Dio non c'è, esiste solo quello che vediamo davanti a noi, niente l'altro. Allora, insegnando ai bambini, diceva loro: cari bambini, voi avete genitori? Sì, se li chiamate vengono nella vostra stanza, anche se sono in altre stanze, vengono. Voi avete la nonna, nonno? Qualcuno dice sì, se li chiamate loro vengono nella vostra stanza, sì che vengono. Ma vedete, quando muoiono non c'è niente più, non c'è niente più. Perché guardate, se loro sarebbero in vita, se vi chiamavate loro, venivano lo stesso se sarebbero in vita, ma non vengono, sono morti. Se voi chiamate, diciamo, Cappuccino Rosso, vieni nella nostra stanza e non viene, perché non esiste. E tante cose dice l'insegnante ai bambini, non esiste. Allora Dio anche non esiste, disse a loro. Se lo chiamate, vieni, non viene. E dice, non esiste anche bambino di Gesù. Per quello l'insegnante diceva ai bambini, credete a me, non a quelli che vi insegnano che c'è la vita che non vediamo, che c'è l'altro mondo. Non credete Dio che non lo vediamo. Dobbiamo crederci solo quello che c'è qui e davanti a noi. Così insegnava lei. Stava insegnando proprio l'ateismo a questi bambini. Ma se volete la prova che io ho ragione, disse l'insegnante, chiamate bambino di Gesù che viene ora. Allora, questo è realmente accaduto in Ghiria qualche anno fa. Allora, chiamate bambino di Gesù. Allora, l'insegnante disse bambini, chiamate bambino di Gesù se voi dite a me che lui esiste. E i bambini in quella classe hanno iniziato a chiamare. Vieni bambino Gesù, vieni. Allora gli altri guardavano gli altri, cominciavano a chiamare, vieni ancora più forte, vieni bambino di Gesù. E l'insegnante li stava guardando, sorrideva, tutta piena di sé, dicendo non viene nessuno, ma a un certo momento la porta della classe si apre in modo molto bello, piano piano, e da lì entra immensa luce e tutti i presenti vedono, anche insegnante, e da quella luce esce bambino di Gesù con la mano benedicente. Non dice nulla, né nessuna parola, ma per un attimo tutti circondati da quella luce immensa, felicissimi. Immaginate quanto felicissimi i bambini, ma insegnante, tutta guardava, non ci credeva, ma dopo la luce se ne va e non vedono niente. Ma insegnante comincia a ripetere soltanto una frase: è venuto, veramente venuto, perché esiste, è veramente venuto. Allora, carissimi, questo è, quella insegnante in qualche modo ha perso i sensi perché non riusciva a accettarla, che Gesù, che bambino di Gesù esiste, e ripeteva sempre: è veramente venuto. E guarda quante persone oggi sono come hanno preso posto di quella insegnante negando di tutto intorno, vivono e dicono: abbiamo tanti progetti, siamo impegnati perché devo finire i miei studi, università, devo diventare buon medico, devo diventare avvocato, devo costruire nuova casa. Devo fare mutuo, devo andare a lavorare in altro posto perché ho tanti progetti nella mia vita, non ho più tempo per Dio, perché non credo a Dio. Parliamoci chiaro, perché se uno crede
lo trova sempre questo tempo. Se uno crede, veramente lo trova. Questo è amore immenso, come io sempre sto paragonando tra una innamorata e innamorato. Quando sono innamorati, veramente innamorati, non esiste il modo che non si contattano, che non sono insieme, che non si cercano insieme, e lo faranno tante, tante volte, e lo faranno anche grande, diciamo, sacrificio. Allora è importante questo tempo, trovare tempo al Signore. Questo tempo, anche se noi, perché qualcuno disse, sono impegnato di tanto, ma certamente oggi chiediamo al Signore che ci dona la grazia per quelli che hanno chiuso il cuore per Gesù. Ci vuole la grazia, ma veramente quando guardiamo la figura di Saint Charbel, perché anche proprio martedì prossimo abbiamo di nuovo ricordo della morte di Saint Charbel, ricordo della sua nascita per il paradiso. Allora noi chiediamo a Saint Charbel, aiutaci a essere fedele e camminare sempre su questa vita fedele. Saint Charbel, lui che è stato innamorato di Gesù, e veramente quando vediamo nella sua vita, sapete bene la storia con la lampada dell'olio. Olio era molto caro, olio non si poteva usare per la lampada per lungo tempo, perché il loro superiore diceva spendete le lampade perché si paga tanto. Ma Charbel faceva uguale. Ma carissimi, vi voglio dire che questi suoi confratelli vedevano dalla sua porta, da sotto la porta, sempre una luce dentro la sua stanza. Allora cominciavano a mormorare uno l'altro verso l'altro, di dire, vedi, non è obbediente Charbel, non è obbediente, forse ha riacceso di nuovo la lampada nella sua stanza, come noi tante volte vogliamo subito giudicare altri, ma invece lui non accendeva la lampada, perché poi cominciavano a capire che quella luce nella sua stanza era sempre lungo, lungo tempo, sempre di più lungo, come poteva avere così tanto l'olio di avere la lampada accesa, ma quella luce era la luce del Signore e la luce della sua presenza. Guardate, a quante volte vi ho detto e ripeto in quella catechesi, quando voi fate veramente tutto come Dio vuole, sotto obbedienti alla sua volontà, quanto voi curate il vostro cuore, che sia cuore pieno dell'amore, da voi, di questo posso assicurarla, esce una luce immensa, che tante volte non dovete parlare, tante volte basta che siete presenti e sguardo che da solo Signore parlerà tramite voi, ma conservatevi quella luce della fede. Conservatevi quella luce dell'amore, e per questo, e forse questo è solo mio augurio è quello di non perdere la fede. Resto non c'è più così tanto importante, perché se hai la fede, sai che ogni tuo passo è nelle mani di Dio. Avrai la salute, avrai il pane, avrai di tutto. Perché il tuo Padre che è nel cielo, lui che sia sempre al fianco e ti donerà tutto, ma devi credere. E questo devi credere. Tanti avevano pane, avevano salute e non avevano la fede. Alla fine della vita dicevano, prima di morire mi sono sbagliato, ho perso tutto.
non porto niente con me, ma ora è il mio tesoro dove? C'è un detto, il tesoro è dove il tuo cuore, dove il tuo amore. Così, cari fratelli e sorelle, concludo di questa catechesi. Oggi che spezzeremo il pane bianco, quello della Polonia che porto, che ha benedetto Arcivescovo di Częstochowa, Wacław Depo, che lui, lo salutiamo, preghiamo per lui. Mando anche saluto dal mio vescovo, Stanislao, che ci siamo sentiti durante strada. Preghiamo per lui, per la sua salute sempre, che benedice a tutti, ma certamente preghiamo per quelli che hanno bisogno del nostro aiuto. E vediamo cosa c'è intorno. Non sono cose tanto belle, ma restiamo sempre con la gioia interiore, che tutto passerà, mondo passerà, la vita terrestre. Ma Dio sarà sempre uguale è la sua bellezza. Così concludo e vi saluto. Volevo solo dire che durante Natale avremo collegamenti, il primo collegamento anche nella vigilia del Natale, alle ore 15, martedì prossimo, la coroncina della Divina Misericordia sul portale padreiare.pl, sul nostro anche canale su YouTube, Sharper TV, ore 15 la coroncina. Ringrazieremo Gesù che ci ha donato San Charbel. Poi anche durante Natale poi vi comunicherò anche qualche indiretta, ricordi di Natale nostro che avrete modo di chiamare anche nel nostro programma. Poi certamente momenti molto belli di canti, natalizi, tutto quello vi stiamo preparando anche sul nostro portale, ma la cosa importante è che l'ultimo dell'anno, e quello parleremo, avremo digiuno, chi vuole partecipare, il digiuno con acqua e pane solo, l'ultimo dell'anno, 31 dicembre, fino alle ore 18, per chiedere perdono per i nostri peccati, per offese al Signore e Maria, da diversi tipi di profanazioni e da diverse persone che ricevono Gesù senza la confessione. Anche di quello chiederemo perdono. E l'ho chiesto a quelli che sono nelle case Charbel e anche a quelli che vogliono partecipare. Fino al 18, ultimo dell'anno, di una espiazione in questa maniera, almeno così poco che possiamo offrire. Allora, e poi anche certamente questi giorni di Natale, vi auguro di essere insieme con l'amore. Vi ringrazio carissimi per quello che siete stati con me, per ogni aiuto, che sostegno del nostro portale, i nostri programmi, e prego sempre per voi. È il giorno della vigilia, martedì prossimo alle 8 celebrerò la Santa Messa nella Basilica di San Pietro, vicino alla tomba di San Giovanni Paolo II, chiedendo anche le grazie per voi, per tutti voi, questo Papa che fino alla fine aveva in mano anche quel pane bianco, spezzava. Donate uno qualcosa all'altro, suo sguardo bello, l'amore, la parola più bella, e non vergognatevi anche nel matrimonio dire spesso: io ti amo, tu sei mia e mio, ma insieme siamo al Signore che ci ha donato questo amore. Allora vi ringrazio per questi aiuti e vi benedico dal cuore, e che Sacra Famiglia che sia sempre al fianco di tutti voi. Allora, tanti saluti da qualunque parte siete. Buon Natale a tutti voi, e ora devo subito andare verso Padova. Pregheremo alle 19, ricordando a tutti voi. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.